La componente politica che fa capo al vicepresidente della regione, onorevole Roberto Di Mauro, oggi si riunisce qui per presentare i candidati della lista Noi con l'Italia, per lanciare la sua sfida politica ed avere i suoi rappresentanti a Roma. Quali saranno gli obiettivi che voi, Noi con l'Italia, nella componente autonomistica cercate di ottenere risultati da questa campagna elettorale? Noi vogliamo continuare il percorso iniziato con l'elezione regionale, con la lista popolare autonomista, e qui c'è un percorso che si integra con l'altra area moderata del centrodestra, con l'UDC. E crediamo che i punti programmatici del governo o prossimo debbano essere certamente la sicurezza, deve essere la serenità dei cittadini, deve essere la lotta al terrorismo, deve essere la flat tax, perché non è più possibile continuare a pagare un sistema di tassazione così elevato. Dobbiamo cercare ovviamente anche di sbloccare i debiti della pubblica amministrazione, mettere in condizione l'Italia, la Sicilia soprattutto, di avviare un percorso virtuoso per le imprese e anche per le famiglie. Lo stesso argomento che riguarda le famiglie un po' è il tema degli asili nido. Noi non possiamo pensare che non ci sia un'attenzione particolare del prossimo governo nazionale a proposito delle famiglie. Credo che questi siano punti programmatici che noi sempre nella nostra tradizione politico-culturale abbiamo seguito, e crediamo che questo progetto è importante non tanto perché possa essere eletto qualche nostro rappresentante, ma perché crediamo che oltre il termine quarta gamba noi dobbiamo mettere in campo anche una iniziativa politica che possa essere talmente consistente da poter garantire la maggioranza assoluta, mi parlo come centrodestra in sede parlamentare. Se questo dovesse succedere, noi saremmo quindi un'utilità marginale importante, significativa, che potrebbe dare luogo a un governo senza ingiugi e senza trasversalismi con altri partiti. 4 marzo il senatore Ruvolo si candida questa volta alla Camera. Come vede questa elezione e gli obiettivi anche di questa quarta gamba, diciamo, in cui siete partecipati alle prossime elezioni? Ma noi della quarta gamba siamo intanto i moderati di questa coalizione, vogliamo rappresentare l'equilibrio e la moderazione del Paese. Noi siamo convinti che supereremo ampiamente la soglia del 3%, e non è un modo di pensare o di incoraggiare, ma è una realtà visibile. Ho fatto degli esempi nel mio intervento che portano a immaginare che siamo molto oltre il 3%. Questa è la prima battaglia, di portare un gruppo, un numero consistente di parlamentari sia al Senato che alla Camera, per poter essere equilibrio di un nuovo governo, se ci sarà, perché ancora i sondaggi non ci danno incertezza. La certezza la si può avere solo ed esclusivamente se l'UDC, Noi con l'Italia, portiamo questo 3-4%, perché è il risultato che manca alla coalizione per poter fare un governo di coalizione importante per il Paese. Altrimenti, se questo non dovesse capitare, le elezioni prossime penso che si svolgeranno a giugno.